è seriamente impegnativo, perché lo dicevo con Alberto, parlare per ultimo sentendo tutte queste cose anche per me, a partire dalle immagini adesso, viene più nervoso del solito, quindi è più difficile riuscire a fare tutto nonostante veda tutti i giorni che lo senta. Giorni, però io credo che, guardate, vabbè, innanzitutto voglio ringraziare per essere qui, perché mi sembra di stare a casa per tanti motivi, per le facce, per l'entusiasmo, per le bandiere, per gli slogan, per amici che già conoscevo e quant'altro, e questo per me è già una cosa enorme, che vuol dire veramente tante cose, nel senso che se siamo qui e ci avete invitato c'è un qualcosa in comune ed è un qualcosa che è veramente importante, è un po' l'antidoto a tutto il male che si diceva prima e la cosa giusta nel bene che si diceva negli interventi che ci sono stati prima. Io non voglio entrare nel merito di nulla di tecnico, nel senso che non sono un tecnico, ne capisco veramente poco, però so discernere, almeno per me, cos'è giusto e cos'è sbagliato, e per quello che è sbagliato mi impegno più che posso perché le cose vadano in un altro modo, perché dal punto di vista tecnico, proprio per anche gli interventi che hanno fatto sia Revelli che Pepino, secondo me c'è un po' il senso di come è nata la nostra lotta e perché anche dura così tanto, perché la radice, l'ossatura, no, di tutto questo, anche il lavoro che ha fatto Alberto da molto tempo, prima che si parlasse del movimento Lottavi insieme ad altri, è quello di conoscere profondamente, capire, tradurre dai linguaggi tecnici e anche politici, bisogna dirlo, perché sono per la maggior parte delle volte incomprensibili. Fumo anche in questi giorni sentire la televisione su saggi, convergenze, insomma è tutta una cosa abbastanza complicata, e vediamo poi, di solito quando ci sono queste parole così difficili i risultati poi sono violentissimi, li conosciamo e bene o male li paghiamo poi sempre noi, però in questa ossatura qui c'è tanto, per quello dico che non entrerò mai in un discorso tecnico, perché credo proprio che qualsiasi nonna valsusina che abbiamo qui in rappresentanza bianca potrebbe smontare qualsiasi tecnico. Ma non solamente si tratta di quelli che si prestano a queste vicende, perché dal punto di vista tecnico, economico, devo dire anche politico e sociale, non c'è una ragione oggi, soprattutto nel 2013, per poter pensare alla Torino-Lione, ma anche alla linea che vi riguarda, i flussi di traffico, perché se e sono vere le cose che diceva Marco prima su quando sono nate le cose, cioè questa opera qui si basa su uno studio fatto 20 anni fa, su dei flussi dei prossimi 20 anni che erano sbagliati 20 anni prima, e ci va coraggio oggi a fare una previsione da qui a 10 anni, perché mi sembra chiaro che chi fa queste previsioni insomma non tiene conto di nulla, c'è un minimo di crisi economica, pensare oggi di fare un investimento del genere, di pensare che ci saranno così tante merci che viaggeranno in questa maniera, innanzitutto io già mi opporrei a quello, nel senso che è veramente da matti pensare che lo sviluppo o l'innovazione, che sarebbe il termine più corretto, passi da lì, perché non passa da lì, è chiaro, i risultati ce li abbiamo sotto gli occhi, li viviamo tutti, quindi continuare a fissarsi su queste cose qui è una cosa che ormai secondo me ha raggiunto dei livelli che sono anche un po' insostenibili, nel senso che qui non c'è più chi lo fa in buona fede, chi dice queste cose, chi ragiona, chi lavora, chi coopera dal punto di vista di quello che potremmo ormai dire potere, perché poi è quello il concetto, lo fa in malafede. La malafede poi non è per forza un discorso di malaffare, no? Nel senso che si va nell'illegalità o quant'altro, si parla di tangenti o queste cose qua, o di un ritorno personale dal punto di vista economico. Lo fa perché ha la necessità di mantenere questo tipo di potere, no? Quello di decidere che possano esistere delle linee così, che il mondo si basi su queste assi, che ci sia qualcuno che si permette di dire che esiste un collegamento fino a Mosca, a Pechino, e ognuno di qua dice la sua. Poi vale per tutti, una sera abbiamo fatto un dibattito, una trasmissione in televisione
per parlare del nuovo anche che avanza, un dibattito in televisione c'era Renzi in collegamento e lui addirittura che diceva che era a favore della linea, poi dopo ha cambiato un po' idea, ma lì ci diceva persino che lui da piccolo veniva in vacanza in Val di Susa, addirittura per dirci quanto sapeva e com'era giusto fare questa linea. Noi ci troviamo di fronte a queste cose qui, quindi quel punto di vista lì non esiste. Oggi, per esempio, dopo che avete visto quelle immagini, oggi sono molto peggio, no, anzi ieri c'è stata una visita, dopo la visita che hanno fatto i parlamentari insieme anche a noi all'interno del cantiere, c'è stata un po' la risposta, cioè i sindaci a favore del TAV, ma anche lì c'era comunque qualcuno che nella realtà non cantava quello spartito, perché c'erano degli assessori anche dell'Alta Val di Susa che nella realtà erano contrari e l'hanno anche manifestato lì all'interno, un solito politico che oggi è senatore, e un po' tutta la cozzaglia varia che c'è quando ci sono questi casi, no? E oggi secondo me è stato ancora più, o meglio, è stata una continuazione della nostra vista, nel senso che quando siamo entrati dentro il cantiere, io lo immaginavo prima, ma me ne sono reso conto quando eravamo lì, che è un set cinematografico e tutto il resto che potete immaginare, ma in realtà la cosa che colpisce è che si fa fatica a vedere la differenza tra un poliziotto, un carabiniere, un operaio tirano, piuttosto che il parlamentare, piuttosto che chi c'è lì dentro. Sembra, ma per il comportamento, e non lo dico con disprezzo questo, ma proprio per il tipo di comportamento, che siano tutti soldati che fanno questa cosa qui, sono tutti arruolati nella stessa causa, essendo una causa particolare, che è particolarmente anche militare, viene da fare questo tipo di paragone perché senti sulla pelle quello, insomma, io ho visto più mezzi militari, io il militare non l'ho fatto, ho visto più mezzi militari lì dentro che alla parata che si fa a Torino, che dura 10 minuti e c'è quattro cose, lì ci sono, quindi è una cosa veramente brutta. E la continuazione è stata ieri, dove hanno fatto questo giro all'interno del cantiere con questo tipo di presenza, e sono uscite due cose secondo me che sono interessantissime. Una è il politico che c'era lì di turno, che è Esposito, adesso non voglio neanche citarlo perché sembra ci si avvelenano un po' il palato, che però ha fatto un discorso assolutamente chiaro, ha detto no, ma non avete capito, perché qui il concetto poi è sempre quello, quando poi si parla c'è no, non avete capito, e vedendolo in faccia dire che ha capito lui mi risulta difficile, però è una, magari sono io, però ve lo raccomando. No, lui però ha fatto un discorso che nella realtà è quello che fanno altri con più garbo, proprio quello dell'investimento, perché in questi giorni dove c'è un grosso dibattito, le nostre ragioni sono in questo momento importanti, sono sempre più sentite, perché c'è la crisi, lo Stato dice che non ci sono i soldi, non può pagare gli stipendi, non paga le ditte, ognuno di noi ha tutta una serie di problemi di vario tipo, di carattere economico, ci si accorge del fallimento della politica di tutti questi anni, oggi ce ne si accorge e ci si fa male, io sono padre anch'io e faccio fatica a pensare a un futuro così, faccio fatica a pensare a un futuro in realtà per mio figlio è in questo momento. E pensare, dopo tutta questa cosa qua, che ci viene a dire che, ad esempio, partivo da questo per dire che a Torino stanno tagliando il trasporto pubblico locale, cioè tutta la parte dei pedaggi a Torino, non solamente a Torino, è una questione di tutto il Piemonte, non solamente il Piemonte, ma in maniera massiccia dal prossimo mese, ad esempio anche solo gli autobus proprio a Torino ce ne saranno al posto di 3, 1. Questo è il taglio che fanno, in alcuni casi 2. E lui ci spiegava, dice, no, ma guardate, se finiamo anche adesso, cioè se fermiamo la Torino-Lione, quei soldi, che come i discorsi che fanno i notavo, non andranno sicuramente sul trasporto pubblico, non andranno sugli ospedali che chiudono, non andranno sulle scuole che crollano. Perché noi dobbiamo immaginare che qui la scelta è un'altra. Innanzitutto sono fondi diversi e potremmo discutere anche di quello, perché non è così, però è ancora un altro piano. E ci faceva proprio il discorso, questo è un investimento sul futuro. E quindi se questo è l'investimento sul futuro, con questo presente, con questo presente e con il passato che ci troviamo alle spalle,
ci sono veramente mille motivi in più per fare di tutto per non fargli fare né quel buco né i primi espropri qua e tutto quello che deve venire. Perché questa è una delle cose che, insomma, con semplicità rispondono alle cose che stiamo dicendo. L'altra, che è sempre uscita da questa visita al cantiere, è a parte la solita arroganza che esiste nei dirigenti di LTF, in chiunque viene all'interno di un territorio che già, insomma, non lo vuole, che ci può stare perché c'ha 300 poliziotti intorno, se no non ci starebbe, c'ha il filo spinato, appena si guarda intorno, innanzitutto ha il coraggio di dire no, ma qua questo è il cantiere migliore del mondo, ma non c'è problema, qua non c'è la stazione, qui si sta benissimo, si lavora benissimo. E si sa, questa cosa che mi faceva pensare, dopo che ha anche affermato che quel cantiere è la prima industria della Val di Susa, noi oggi scherzavamo sui siti dicendo certo, la prima industria se contiamo i poliziotti che sono assunti all'interno del cantiere, allora sì che è la prima industria, e questo è già un modo però simpatico, però fa capire come si ragiona. Ma anche questo cantiere veramente adesso è un fattore simbolico, ma i simboli sono importanti, è un micromondo all'interno di un mondo assolutamente diverso intorno, ma non solo perché intorno ci siamo noi, ma proprio da tutto il resto del mondo. All'interno di questo cantiere, ad esempio, in Parlamento hanno approvato, poi tornare indietro, la riapproveranno, questo sblocco di fondi, no, per i pagamenti della pubblica amministrazione, c'è il dibattito e tutte queste cose qui. All'interno di quel cantiere le ditte vengono pagate cash entro 48 giorni, non c'è 45 al massimo. A 20 giorni abbiamo proprio fatto tutte le tabelle, mentre intorno chiudono, Torino ad esempio ha un tessuto pesantissimo, le cooperative sociali, quelle che fanno i servizi al posto dei servizi sociali, chiudono aspettando i crediti, falliscono aspettando i crediti, lì funziona così. E tante altre cose del genere, lasciamo stare le spese gonfiate o quant'altro, ma per dire, lì si sta provando proprio a provare l'indimostrabile, no? Di creare addirittura un mondo perfetto dove ti pago subito, dove lavori bene, dove non ci saranno morti sul lavoro, dove per ora, dove c'è il buco che procede e tutto il resto. E capite che nella realtà ci confrontiamo con questo. Poi ci sono anche tante altre cose. Quando noi dovevamo entrare nel cantiere lo dicevamo, sicuramente io e Alberto avevamo la fedina penale più pulita di tutti quelli che c'erano lì dentro, non c'è una ditta che è intestata al proprietario della ditta, perché lì siamo in una situazione così, e non sarà reato perché avranno il certificato antimafia e quant'altro e tutto il resto, però nella realtà capiamo che c'è una gestione di potere, di passaggio di affari, di favori, di cose che, ripeto, non rientrano magari nel terreno dell'illegalità, però nella realtà sono dei fatti potenti di potere, non rientrano nel terreno della mafia, però noi li chiamiamo mafiosi perché di per sé sono quelli i comportamenti, l'accumulazione, no, di terrore, di paura da esercitare verso gli altri attraverso una forma di potere, come la possiamo chiamare? Quello è. Poi non avrà la coppola, e allora qua ci vogliono dire che funziona solo se si ha la coppola in testa, ma non è così, la verità è assolutamente un'altra. E allora, con questa cosa qui, sinceramente, mi viene da dire, sentite dottore, cioè, cosa dobbiamo fare? Perché io credo che di fronte a tutto ciò da parte nostra ci si debba mettere l'impegno massimo, perché non si può tollerare una situazione del genere. E via via, pensate che questo comunque è il modello che man mano potrebbe essere esportato ovunque. Noi abbiamo una storia lunga che viene da lontano, abbiamo anche toccato dei livelli probabilmente anche molto alti, nel senso che sarà un caso che tutte le forme del potere istituzionale ce l'hanno con noi in maniera particolare. Adesso, se parlo di una stampa completamente asservita, se penso che alla Procura di Torino, dal punto di vista della magistratura, noi non riusciamo a fare una denuncia che poi va in porto, no? Abbiamo portato più volte prove su prove su prove, abbiamo un pezzo di procura che lavora solamente su di noi veniamo denunciati per abuso edilizio, ci sono
Insomma, siamo in una situazione che nella realtà è una situazione assolutamente, come si diceva prima, di emergenza, però probabilmente abbiamo toccato un vero nervo scoperto. E però ormai si è lì, insomma, il concetto deve essere chiaro, ormai si è lì. Io anche per fare pubblicità al libro che abbiamo fatto, che si chiama A Saradura, c'è una cosa interessantissima, pure la realtà, anche per chi non vuole, la faccio non per, da un punto di vista economico, perché chi vuole c'è un sito che si chiama saradura.it, potete scaricarlo, quindi non lo faccio per quello, però vi consiglio di leggere. Abbiamo provato a fare delle interviste tentando di rappresentare un po' il movimento, no? come composizione, ci sono anche io, c'è Alberto, però nella realtà ci sono tante persone che di solito non ci sono ai dibattiti, e il filo conduttore che lega tutti e ci lega tutti, secondo me arriva fino a qui questo filo, è il concetto della vittoria, che sembra una roba messa lì, messa così, no? vinceremo, no, nella realtà invece questa è una cosa che è sempre più radicata e sempre più profonda in tutti noi, ed è il motivo per cui facciamo questa cosa qui, e da noi la facciamo in una maniera, insomma, abbiamo quel cantiere, dobbiamo tenere anche un livello di prestazione all'altezza, e quindi sono tante le cose che facciamo, però questo è l'obiettivo. E arrivarci comporta tante cose. Io sono contento di essere qui perché, benché non sia l'inizio della vostra lotta, però avere noi, secondo me, vi può tornare utile, ma non perché la Valsusa ha da insegnare, non è questo il discorso, però ci sono degli, si può prendere esempio da, ma non tanto dai nostri comportamenti quanto anche da quelli degli altri, senza paura, con coraggio. Noi per esempio abbiamo capito una cosa che in questa società è una cosa difficile da comprendere, ma che per esempio noi siamo tutti indispensabili e tutti necessari per tutto quello che facciamo, perché fare questa lotta significa tutto, no? Significa appendere una bandiera al balcone, dare un volantino, informarsi, parlare con qualcuno, fino alle lotte, fino a quando andiamo a tagliare le reti al cantiere di giorno e di notte. Per noi è tutto sullo stesso piano, perché ci sono, reputiamo importante tutto, come non lasciamo un campo scoperto. Noi abbiamo capito sulla nostra pelle che tutto per noi è terreno di battaglia. Ai processi andiamo a fare battaglia, ai processi civili, ai processi penali, lo facciamo con la stampa, lo facciamo quotidianamente, lo facciamo sul campo. Non lasciamo un campo scoperto, perché questa lotta si può solo vincere a 360 gradi, non lasciando niente, anche perché di fronte abbiamo qualcosa che è particolarmente strutturato. Però noi, è qui che ci si può un po' confortare, ci siamo, insomma, noi ci siamo da 20 anni, abbiamo l'esercito in casa, questi si sono inventati, visto che si ricordava prima Venaus, pensate che questo cantiere è stato fatto lì perché era un posto difendibile, cioè questa è la verità, perché Venaus era una roba molto più semplice dal punto di vista tecnico, la linea era così, arrivava, era logica, aveva anche un suo senso, però tecnico ce l'aveva. Questa roba qui no, si sono inventati quel cantiere in quel posto solamente perché difendibile, potevano utilizzare l'autostrada e non passare all'interno dei cantieri, dei paesi, e soprattutto non far vedere il vero volto che noi ultimamente vediamo quando si parla di Stato nella realtà, perché noi quando pensiamo allo Stato in questo momento è un agente in antisommossa, perché nella realtà noi con quello è lo Stato con cui ci confrontiamo, perché sul resto siamo terroristi, diciamo balle, i nostri tecnici non sono tecnici, i professori non sono professori, ma quindi il confronto finale, anzi finale, iniziale e finale è quello lì. E quando si parlava di Venaus, per esempio, abbiamo visto una cosa che è stata, credo, una delle molle più forti che ci siano mai state, cioè la vera militarizzazione di un territorio, dei checkpoint in alta montagna, dovevi dare i documenti per andare a casa tua, hanno avuto il coraggio di perquisire uno scuolabus e tante altre cose, proprio un discorso di occupazione militare come avviene nei paesi di guerra. Quindi si hanno studiato quel posto per gestirsela almeno da quel punto di vista. Hanno deciso di investirci molti fondi, Alberto li diceva prima, il 90-80% mi sembra delle forze di polizia dell'anno scorso sono state impiegate in Val di Susa, e quindi cioè, questo è quello che abbiamo. Però io credo che le ragioni siano assolutamente le più forti in assoluto. Io
Ripeto, essere qui è per portare l'esperienza mia, personale, nostra, questo, perché sinceramente non è che ci sono delle ricette. Però dire che se quel diritto alla resistenza non è scritto nella Costituzione è seriamente ora che lo dimostriamo e che ce lo riprendiamo tutti insieme, perché significa realmente difendere il futuro dei nostri figli e delle generazioni che verranno, e anche rispettare il presente e il passato. E essere notav oggi è un grosso spartiacque, secondo me vuol dire questo.